Frase banale del giorno, la guerra è molto redditizia, lo sappiamo bene tutti, ma a trasformare la banalità in un enorme business furono i Rothschild, notoria famiglia di banchieri originari di Francoforte che con il finanziare guerre arrivarono a crearsi un impero. I Rothschild, signori miei, finanziarono i perdenti e i vincitori di quasi tutti i conflitti bellici a partire dalle guerre napoleoniche e come nel caso delle guerre napoleoniche si dà il caso che anche in occasione dell'unificazione italiana i Rothschild abbiano messo il loro zampino. Ora, Dömer Minaro Herrer, mi si venga pure a dare del complottaro da quattro soldi o anche del neoborbonico, cosa che in realtà, in quanto io stesso toscano, non avrebbe affatto senso. Anzi, piuttosto, più volentieri datemi del nostalgico del Granducato, su via. Insomma, prima di definirmi affiliato a Franceschiello, sedetevi, rilassatevi, prendetevi una bevanda calda, dato anche il periodo, e ascoltatemi fino alla fine in questa storia, nella storia di come la famiglia di banchieri tra i più ricchi al mondo contribuì a finanziare l'unità d'Italia. Partiamo in quest'ultimo video del 2020. Nella battaglia di Solferino, la Francia, dopo il sangue, diede il denaro, recitava un famoso detto popolare nel 1863. Con queste parole si intendeva enfatizzare il fatto che gli investimenti che la Francia fece nella penisola italiana non si conclusero con il termine della seconda guerra di indipendenza nel 59. Tra il 1848 e il 1860 i francesi infatti investirono nel regno di Sardegna più di 1 miliardo di franchi d'oro sia in titoli pubblici che in imprese private. A far sì che i francesi potessero permettersi investimenti all'estero erano in primo luogo i proventi derivanti dalla nuova industrializzazione su larga scala avviata ai primi dell'Ottocento, ma anche dalla conseguente trasformazione del sistema bancario nazionale. Dopo il 1848 la Banca di Francia ampliò notevolmente il suo portafoglio creditori, specialmente quelli che operavano nelle operazioni di borsa. A dimostrazione di questo sviluppo, la Crédit Mobilier, prima tra le grandi banche di investimento, aprì i battenti nel 1852, iniziando una feroce concorrenza con le vecchie istituzioni bancarie private, come ad esempio quelle capitanate dal leader di settore per eccellenza, Casa Rothschild di Parigi. Al netto di tutti questi fattori, oltre all'aumento della ricchezza nazionale del 5% in Francia, ad aumentare fu il debito pubblico, derivante in particolare dalla richiesta di fondi da dedicare alla costruzione di grandi opere pubbliche come ferrovie e porti, oppure per il mantenimento di eserciti e marine sempre più grandi. Alla fine del secolo, solo la piccola San Marino, tra tutti gli stati europei, era rimasta senza debito pubblico. Con la diffusione delle ferrovie, grazie al sistema a vapore adottato dagli inglesi, i francesi si resero conto della propria posizione strategica. Con i britannici isolati dal continente, Parigi era de facto all'epoca l'unica potenza, praticamente l'unico mercato per tutti i popoli del sud Europa che volessero commerciare con il nord. A loro volta, i governi stranieri, da quelli portoghesi, austriaci e spagnoli, si ritrovavano spesso nel mercato finanziario parigino per incontrare i grossi banchieri della capitale, allo scopo di sottoscrivere commissioni e stipulare contratti ferroviari, bancari, assicurativi e minerari, con i quali finanziare i propri progetti in madrepatria. Tra i molti progetti smisurati che erano stati finanziati da questa famiglia ci fu ad esempio il canale di Suez. Ben prima che esistesse un governo unitario in Italia, gli investitori francesi acquistavano da tempo titoli creditizi nella penisola, limitando però i loro primi investimenti quasi interamente ai fondi pubblici dei tre principali oppositori dell'Unità d'Italia, il Regno delle Due Sicilie, lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Negli anni di poco successivi alle guerre napoleoniche l'Italia era ben nota negli ambienti altolocati, sia della City londinese che anche di Parigi, ed era nota come la terra dei Rothschild. Il Lombardo-Veneto, con Milano e Venezia, era sottoposto all'autorità dell'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, il cui principale finanziatore era il barone Salomon Mayer von Rothschild. Suo fratello, il barone James Mayer von Rothschild, era invece il finanziatore principale del Granducato di Toscana. Un altro fratello, il barone Kalman Mayer
Pierre von Rothschild era infine il banchiere dei Borboni ed aveva carta bianca nel regno delle Due Sicilie. Inizialmente i Rothschild non è che avessero intessuto grandi rapporti con il Piemonte pre-1848, questo a causa della condizione moribonda, sia politica che economica, nella quale lo Stato vessava. Il governo di Carlo Alberto e dei suoi predecessori era stato infatti contrassegnato da un'autocrazia vecchio stampo, chiusa in se stessa e che aveva avuto poche occasioni per indebitarsi, dato che l'economia semifeudale del regno non garantiva la possibilità di creare incentivi agli investimenti privati. Tuttavia, a cambiare l'ago della bilancia e a far vedere nel regno di Sardegna un potenziale debitore fu la sconfitta che gli austriaci inflissero ai piemontesi al termine della prima guerra d'indipendenza nel 1849, sconfitta che mise temporaneamente a tacere le pretese espansionistiche sabaude nel Lombardo-Veneto. Nel corso della guerra, il Piemonte sabaudo si era indebitato enormemente sia in termini di costi che di riparazioni di guerra, finendo così per dover restituire circa 75 milioni di lire all'Austria asburgica. Con le finanze piemontesi in stato precario, per i Rothschild fu molto facile attuare la tattica da loro prediletta, cioè quella della trappola del debito. Persuadendo l'allora ministro delle finanze, Giovanni Nigra, ad accettare un anticipo immediato di 25 milioni con un tasso di interessi del 5%, così da far fronte all'immediata emergenza, i Rothschild si conquistarono la dipendenza finanziaria del Regno di Sardegna. In sostanza, la situazione che nel 1851 Cavour, incaricato come nuovo ministro delle finanze, si ritrovò tra le mani, non era assolutamente tra le più invidiabili. Dalla sua esperienza di lungo corso nel mondo della finanza, dell'economia e dell'agricoltura, Cavour sapeva che senza l'aiuto di capitali stranieri, il Piemonte non si sarebbe mai potuto reggere in piedi da solo, figuriamoci con un debito di più di 50 milioni di lire ancora da sanare. La condizione indispensabile per far sì che il Piemonte potesse assumere la guida della penisola era il denaro. La guerra veniva in un secondo momento e anche qui, come nel caso di Bismarck di cui abbiamo parlato circa 2 settimane fa, anche Cavour non era uno stolto, anzi. Il problema fondamentale di Cavour era il tempo. La proroga degli esorbitanti interessi passivi che il Piemonte aveva contratto con i Rothschild a breve sarebbe infatti scaduta e i Savoia alla fine del 1852 con i banchieri avevano ancora un debito di circa 18 milioni da rimborsare. Preoccupato come sempre per il benessere dei suoi clienti, James de Rothschild offrì un nuovo debito a Cavour per aiutarlo a superare i primi mesi del suo nuovo mandato come ministro delle finanze. Insomma, un debito per ripagarsi il debito, ma Cavour, da buon intenditore, cercò una via traversa, una scappatoia. Determinato a fare del Piemonte un paese moderno nel più breve tempo possibile, Cavour continuò a spingere per avviare un sostanziale sviluppo economico e continuò a fare grandi spese per la costruzione di opere pubbliche. Alla fine del 1854 lo Stato sabaudo si ritrovò così con un enorme buco di bilancio di più di 150 milioni di lire devoluti per la costruzione delle sue linee ferroviarie. Dal punto di vista di Cavour, l'esempio delle ferrovie era un investimento indispensabile che sarebbe servito nel tempo a ripagarsi il debito con le banche e allo stesso tempo a rinvigorire l'economia. Si trattò quindi solo di tenere stretta la cinghia per un certo periodo di tempo, per qualche anno, e stimolare così la concorrenza tra i banchieri. In tal senso Cavour si aprì a nuove linee di credito, una tra tutte la banca londinese Hambrough, che concesse un altro importante finanziamento di 25 milioni al Piemonte. Il tempo diede ragione alla strategia di Cavour. Con le nuove riforme e gli ammodernamenti strutturali, nel Piemonte cominciarono ad arrivare investimenti dall'estero per oltre 1 miliardo di lire. L'alta finanza aveva ritenuto il regno di Sardegna meritevole di fiducia. I banchieri di Cavour erano ormai numerosi e non si limitavano esclusivamente ai soli Rothschild. Si andava dai Lafitte al barone britannico Carl Hambrough fino ai fratelli francesi Pereire, proprietari del Credit Mobilier. Alla disinvoltura di Cavour, i Rothschild seppero stare benissimo al gioco fin quando il ministro sabaudo non iniziò a muoversi alla ricerca di finanziamenti necessari per completare l'opera più importante di tutta quanta la sua politica.
unica, vale a dire la guerra espansionistica contro gli austriaci, questa volta la seconda. Ancora una volta Cavour si rivolse ai Rothschild. Anche se la sua richiesta era stata indirizzata alla sede parigina, i banchieri da parte loro si ricordarono di essere, allo stesso tempo, a Vienna, anche i banchieri di quell'imperatore contro cui Cavour era intenzionato a fare guerra. Come prescritto dal codice d'onore del buon banchiere, i Rothschild non rifiutarono la richiesta. Si limitarono invece a temporeggiare senza dare una risposta definitiva. Potrà far sorridere il fatto che i banchieri di Vienna, tramite la loro casa di Parigi, finanziassero un nemico degli austriaci, ma bastava che i soldi girassero e in fondo erano tutti contenti. La materia prima per realizzare l'unità d'Italia fu qualcosa di molto più venale degli epici valori risorgimentali. Furono i soldi. L'Italia è una repubblica, o meglio, all'epoca una monarchia fondata sul pecunia non olet. Tanti soldi necessari a finanziare le campagne militari, a corrompere gli ufficiali degli stati da sottomettere e ad assicurarsi il sostegno politico delle persone che contavano nelle realtà politiche da annettere tramite i famosi plebisciti. Dal canto loro, Casa Savoia fece buon viso a cattivo gioco, avendo tutti gli interessi per dotarsi del denaro con cui condurre, prima nel Lombardo-Veneto e poi eventualmente nel resto della penisola, una guerra con cui ridurre il debito contratto negli anni. Il debito pubblico piemontese, all'alba del conflitto con gli austriaci, era infatti il più alto di tutti gli stati preunitari, gonfiato sia dai forti investimenti attuati da Cavour che dalle speculazioni dei Rothschild. Il deputato piemontese Piercarlo Boggio avrebbe dichiarato: «A causa del rischio di default, il Piemonte non può permettersi indugi. La mancata entrata in guerra significherebbe la bancarotta». Parole chiare che definivano il concetto di fondo passato fin troppo in secondo piano, romanzato dall'ideale di primavera dei popoli, e cioè che era necessaria una guerra che permettesse ai Savoia di ripagarsi parte del debito che avevano contratto con i Rothschild e con le altre case dei banchieri. Consapevoli delle conseguenze dell'espansione sabauda, i Rothschild erano già al corrente delle implicazioni di quella guerra, qualora le mire di Cavour fossero andate a buon segno. L'unificazione della penisola condotta da uno staterello indebitato avrebbe portato all'assoggettamento di un intero regno, quello d'Italia, e alla nascita di un nuovo debito pubblico, quello italiano, esasperatamente gonfiato dal deficit sabaudo, dalle ingenti spese militari e dai debiti degli altri regni preunitari. Abili prestigiatori della finanza, insinuatisi dapprima nel regno sabaudo, i Rothschild avrebbero così esteso il proprio controllo sull'intera penisola, una volta completata l'unificazione, facendo essenzialmente leva su meccanismi di moltiplicazione del denaro, di cui il re d'Italia aveva fortemente bisogno. Dal punto di vista del Piemonte, l'espansione territoriale poi era anche un motivo ben naturale. Non potendo più privatizzare nulla per ripagare parte del debito contratto, con strade e ferrovie già costruite e con industrie al limite della capacità espansiva, il governo sabaudo, a differenza delle altre realtà italiane, si trovò davanti ad un bivio: essere strozzato dal default o invadere gli altri stati sovrani dotati di tesoreria e acquisirne così le disponibilità finanziarie. Il ragionamento dei banchieri era molto semplice. Con le banche private che emettevano denaro a debito, l'unico modo che un governo aveva di finanziare nuove spese era solo ed esclusivamente attraverso la formazione di altro debito e quindi attraverso la formazione di interessi moltiplicati. Un circolo vizioso che renderebbe così il debito contratto impagabile fin dalla sua prima contrazione, perché il suo pagamento presupporrebbe una quantità di denaro aggiuntiva, vale a dire l'interesse, di cui lo Stato non disporrebbe. Nel caso del sistema aureo del Regno di Sardegna, il Piemonte era poi l'unica realtà italiana ad essersi quasi privata dell'utilizzo dell'oro nel momento in cui si andavano ad emettere nuove monete, tecnicamente la base aurea. La Banca Nazionale degli Stati Sardi, creata nel 48 e di proprietà privata, aveva una riserva aurea di 20 milioni di lire, ma emetteva 3 lire di carta ogni lira d'oro. Già prima del 1861 l'oro non era più sufficiente, questo a causa delle eccessive spese di guerra. Con l'unità d'Italia, per far fronte alla carenza aurea, si sarebbe passati al corso forzoso, vale a dire quando si favorì il passaggio dalla moneta metallica a quella cartacea in maniera inconvertibile. In parole povere, hai una banconota da 100 lire?
queste sono 500 corone islandesi, ma vabbè, te la tieni, visto che non puoi restituirla alla banca centrale per avere indietro 100 o 500 lire in oro. Questo perché essenzialmente l'oro se l'erano mangiato tutto nel periodo napoleonico per far fronte alle riparazioni di guerra. Nel caso del regno delle due Sicilie, ad esempio, la copertura aurea andava di pari passo con la politica economica autarchica e protezionistica di stampo borbonico. Rispetto al Piemonte di Cavour, la crescita economica delle due Sicilie era infatti decisamente più lenta, meno esuberante, meno gonfiata, ma comunque meno suscettibile alle onde dell'alta finanza. Vedendolo in questi termini, il conflitto sabaudo-borbonico non fu semplicisticamente un conflitto tra Stato liberale e monarchia assoluta, ma tra monarchia legittima e una danaistocrazia, vale a dire un regime che fonda il suo potere sul prestito del denaro. In quest'ottica, i Rothschild scatenarono una guerra mai dichiarata. Lo stesso governo sabaudo non dichiarò mai formalmente guerra a nessuno degli stati preunitari, ma esclusivamente all'Austria asburgica, l'unico nemico ufficiale in quanto invasore del Lombardo-Veneto, secondo la logica tradizionale. Ricordate che all'inizio dicevo che Cavour non era sciocco? Ecco, lo ribadisco. Infatti, per il Piemonte era indispensabile dare all'intervento militare in Italia un'aura di guerra di liberazione, attuando quella retorica che in epoca contemporanea sarebbe stata più volte sfruttata da potenze come Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, vale a dire la propaganda della guerra umanitaria in nome di moti popolari e spontanei. Senza questa retorica, agli occhi dell'opinione pubblica europea, le pretese sabaude sarebbero parse per quello che erano, un attacco premeditato da condannare, come descritto nei resoconti di Filippo Curletti, ex funzionario di polizia al servizio del Regno di Sardegna e del Piemonte, secondo il quale i moti popolari altro non erano che il frutto di una rivoluzione fomentata da finanziamenti stranieri. Stando a quanto riportato, gli uomini di Curletti, dichiaratamente al soldo dell'ambasciatore piemontese a Firenze, nel corso delle sommosse del Granducato di Toscana del 1859, avrebbero sequestrato le casse pubbliche fiorentine nel mentre che un folto gruppo di facinorosi, pagati con il denaro dei Rothschild, generavano il caos nella città al grido di «Viva l'indipendenza, abbasso i Lorena!». Come scrisse il Curletti, quelli che non avevano preso parte alle rivolte si installarono alle poste e ai ministeri. Io ricevetti per mia parte, dalle mani stesse dell'ambasciatore piemontese Boncompagni, una gratificazione di 6.000 franchi. Ma Firenze non fu un caso isolato. Di Curletti, pagati con il denaro dei Rothschild, ce n'erano tanti, sparsi in tutta quanta la penisola, da Parma allo Stato Pontificio fino alle due Sicilie. L'investimento con il quale Torino voleva restituire i debiti contratti non solo con i Rothschild, ma anche con la City londinese, fu l'espansione della penisola. E per farlo aveva bisogno di attuare una semplice mossa: corrompere. Corrompere funzionari e militari di alto rango. Come sottolineato da Nino Bixio, ufficiale di marina dell'esercito al fianco di Garibaldi, nel suo diario di bordo, gli emissari di Cavour percorrono la Sicilia e comprano a peso d'oro le persone più influenti con i soldi degli europei. Ormai metà della Marina Regia Borbonica è dalla nostra parte. Dopotutto, il modo migliore per vincere contro una delle flotte militari più estese d'Europa era comprarne i vertici. Ma l'unificazione territoriale non avrebbe avuto alcun significato senza l'unificazione monetaria, come ci insegnano la storia di Bismarck e poi più avanti quella della Repubblica Democratica Tedesca, dopo la caduta del muro di Berlino. A proposito, vi ricordo caldamente i due episodi che ho fatto a riguardo sulla DDR. Ad unificazione compiuta, il Banco delle Due Sicilie, l'unico deputato a emettere moneta nel Regno Borbonico, si ritrovò privo di riserve auree con cui concedere prestiti per dare avvio a nuovi finanziamenti. Fu così che al vecchio Banco delle Due Sicilie fu vietato di ritirare dalla circolazione i ducati d'oro e d'argento che, a differenza del tesoro sabaudo che da decenni si era aperto al mondo dell'alta finanza, ancora era costituito da oltre il 65% da moneta aurea. A provvedere ad un suo graduale ritiro ci pensò la Banca Nazionale degli Stati Sardi, divenuta in seguito la Banca Nazionale del Regno d'Italia, insieme ad altri istituti di credito nati
ad hoc. Il Banco di Sconto e Sete, creato nel 1863 attraverso fondi Rothschild, e il Credito Mobiliare di Torino, il cui bilancio era stato salvato, guarda caso, dagli stessi Rothschild. Insieme, questi istituti avrebbero costituito una cordata guidata dal banchiere sabaudo Carlo Bombrini, che li avrebbe utilizzati come imbuti per convogliare le commesse imprenditoriali dal mezzogiorno al nord. In pratica, le uniche due banche meridionali si ritrovarono impossibilitate a fornire credito nel meridione, non potendo ritirare le monete d'oro e d'argento che loro stesse emettevano, e che sarebbero servite in questo caso come garanzia per fare dei prestiti. Come dicevano i romani, ve victis. Guai ai vinti. Signore e signori, vi ringrazio tantissimo per avermi tenuto compagnia anche qui, fino alla fine, in quest'ultimo episodio del 2020. È stato un anno, per quanto riguarda il mio canale, scoppiettante. Esattamente a dicembre dell'anno scorso, quando Novalexio aveva soltanto 50.000 iscritti, soltanto, non avrei mai creduto di poter fare un exploit, un'esplosione del genere. Il canale è cresciuto tantissimo da qui a appena un anno ed è merito essenzialmente del vostro supporto, che mi ha sempre spronato ad andare avanti, a fare contenuti sempre più interessanti e di ampio respiro, cercando sempre, come dire, la scintilla. Spero di continuare su questa strada e spero di portare contenuti sempre più all'altezza anche nel 2021. Ho talmente tanti progetti che mi auguro un giorno io posso arrivare a realizzarli tutti. Del resto, come già vi avevo detto, io sono da solo a gestire questo canale, sia nelle fasi di ricerca che nelle fasi di editing. Avessi un team potrei fare addirittura concorrenza al servizio pubblico. No, non scherziamo. Ma per adesso mi limito a conquistare la mia piccola fetta su YouTube. Un caro saluto a tutti, ragazzi, anche in particolare alla community Patreon per il suo inarrestabile sostegno nel corso di questo 2020. Buon anno a tutti, ragazzi. Per Aspera, ad Astra.